Tra la dissertazione del 1770 e la pubblicazione della Critica della ragione pura, 1781, c'è un lungo periodo di tempo, appunto più di 10 anni, in cui Kant, che è uno scrittore infaticabile, non scrive praticamente nulla. In questo decennio, nonostante il continuo studio ed il continuo impegno della riflessione kantiana in questo decennio, in questi anni 70, e nonostante appunto il fatto che Kant sia un lavoratore infaticabile ed un grafomane incredibile, in particolare negli anni 80 Kant ha scritto una quantità di pagine infinita, e appunto nonostante tutto ciò, in questi 10 anni, in questo decennio silenzioso che sono gli anni 70, Kant non scrive praticamente nulla, o meglio, scrive quattro brevissimi articoli che sono assolutamente marginali. Un articolo che riguarda la struttura degli animali e la struttura degli uomini, dunque la differenza tra la struttura animale, la struttura umana. Un secondo articolo si occupa della differenza tra le razze umane ed era un articolo che andava in qualche modo a ripercorrere il programma che teneva l'Università di Königsberg durante il corso di geografia fisica. Kant, infatti, era un grande studioso, un grande amante della geografia. E peraltro Kant insegnò veramente una quantità infinita di discipline all'università, insegnò matematica ai primi anni, insegnò logica e metafisica, insegnò appunto geografia, arrivò addirittura ad insegnare ad un certo momento pirotecnica e arte delle fortificazioni, ma poi ha insegnato anche fisica. Ha insegnato filosofia morale, teologia naturale, pedagogia, insomma, ha insegnato un'infinità di cose. Peraltro le sue lezioni sono state anche pubblicate dopo la sua morte. Abbiamo a disposizione la logica, che è uscita nel 1800, la geografia fisica nel 1802, la pedagogia nel 1803. E poi appunto altre lezioni pubblicate dai suoi allievi postume, quando ormai Kant era già morto, come la Metafisica del 1821, la Dottrina filosofica della religione, l'Antropologia filosofica del 1831 e poi pubblicato addirittura nel 1924 l'Etica. Ecco, dunque appunto argomento di geografia fisica e infine gli ultimi due brevi scritti di questi anni silenziosi, di questi anni 70, sono due scritti di argomento pedagogico. Ecco dunque, esclusi questi quattro brevi scritti, Kant non dà alle stampe nulla in questi 10 anni silenziosi. Nonostante appunto questo suo continuo ed ossessivo interesse per le tematiche filosofiche, questi 10 anni silenziosi non sono anni in cui Kant decide di abbandonare la filosofia, anzi, il punto è che nonostante questi suoi continui sforzi e ripensamenti delle tematiche affrontate in particolare nella dissertazione del 70, ebbene, nonostante questi suoi continui sforzi, nonostante questo, Kant non riesce a risolvere alcuni problemi fondamentali, e in particolare il problema della deduzione metafisica e della deduzione trascendentale, che Kant considera appunto la chiave di volta grazie alla quale si può risolvere il problema della metafisica. Ecco, questi problemi riuscirà a risolverli solamente alla fine di questo decennio,
riuscendo così a pubblicare nel 1781 la sua Critica della ragione pura, scritta peraltro in pochissimo tempo. E di questa stesura della Critica della ragione pura, Kant ci dà notizia attraverso una lettera che inviò nell'agosto del 1783 a Mendelssohn, lettera in cui scrive: "Ho condotto a termine, in circa 4 o 5 mesi, quasi al volo, il prodotto della riflessione di un periodo di almeno 12 anni." Ecco, interessante questa datazione, 12 anni. Certo, questa lettera è stata scritta nell'83, ma questi 12 anni di silenzio sono ricondotti a partire appunto dall'81, cioè dalla pubblicazione della prima critica. E dunque, se andiamo indietro di 12 anni a partire dall'81, arriviamo a quel 1769 che è l'anno della grande luce. Qui, tra l'altro, Kant dice almeno 12 anni, quindi possiamo andare indietro ancora di un anno, sentendoci legittimati appunto da questo almeno kantiano, e potremmo arrivare come periodo di inizio delle riflessioni sulla prima critica, potremmo giungere appunto all'anno 1768, che è l'anno in cui Kant pubblica quell'importante scritto che alcuni considerano il vero primo scritto critico kantiano, che è lo scritto sul primo fondamento della distinzione delle regioni nello spazio, in cui appunto osserva come lo spazio sia qualcosa che ha una primalità rispetto alla materia. Lo spazio è la condizione che rende possibile la materia, per quanto ancora nello scritto del 68 lo spazio sia qualcosa di non ideale, una condizione di possibilità che però è esterna al pensiero. In questo senso Kant aderisce ancora ad una posizione newtoniana, però già fortemente leibniziana, anche se non ancora trascendentale. Ed è interessante che in questo scritto del 68 Kant parli per la prima volta della tesi famosa degli opposti incongruenti, tesi che riprenderà in molti altri scritti, riprenderà nella dissertazione del 70, la riprenderà nei prolegomeni dell'83, la riprenderà in un altro importante scritto dell'86 che si intitola Primi principi metafisici della scienza della natura. E tuttavia è interessante il fatto che questa argomento degli opposti incongruenti non verrà ripreso nella Critica della ragione pura. Ma questo è un discorso che in questo frangente non ci interessa. Invece è interessante vedere come continua questa lettera che Kant invia appunto a Mendelssohn nell'83, di cui annuncia fieramente la pubblicazione avvenuta 2 anni prima della sua prima critica. Appunto, la lettera continua: "Ho fatto sì la massima attenzione al contenuto, ma con poca cura della forma e di quanto occorre per una facile comprensione da parte del lettore." Ecco, dunque, in qualche modo qui Kant fa autocritica, riconosce che il suo testo ha uno stile aspro, uno stile che in qualche modo fa torto al lettore. Si rende angusto, è in qualche modo una barriera contro la quale il lettore deve continuamente lottare, e non solo appunto per il contenuto complesso dell'opera, ma proprio per lo stile di questa opera che è stata scritta di fretta, quasi al volo, e che in qualche modo quasi volutamente Kant non ha voluto curare sul piano stilistico. E appunto qui Kant confessa ciò, dice di aver scritto quest'opera quasi al volo, non ne poteva più di scervellarsi su quest'opera, e quando finalmente aveva le idee chiare, l'ha composta in fretta e furia senza curarsi della forma.
Qui dice appunto ho fatto massima attenzione al contenuto, ma poca attenzione alla forma. E continua in questa lettera dell'83 a rimproverarsi di questa sua inadempienza, di questo suo non curarsi della forma, dello stile, della critica della ragione pura, che effettivamente non solo nella prima edizione dell'81, ma anche nella seconda dell'87, ha una struttura e una forma assolutamente ostile al lettore. Continua questa lettera a Mendelssohn, una decisione questa di non curare lo stile, di cui ancora adesso non mi rammarico, perché senza fare così e rovinandola ulteriormente per renderla più popolare, probabilmente l'opera non sarebbe mai stata prodotta, mentre invece a quest'ultimo difetto, quando il prodotto esiste già, sia pure solo dirozzato, si può sempre a poco rimediare. Sono infatti ormai troppo vecchio per portare a compimento un'opera ampia, faticando ininterrottamente e al tempo stesso per dare lima alla mano, rotondità, politezza ed agile leggerezza ad ogni parte. Non mi mancavano certo i mezzi per chiarire tutti i punti difficili, ma mentre eseguivo il lavoro avvertivo incessantemente che, oltre ad interrompere la coesione, il peso della prolissità sarebbe stato nocivo alla chiarezza. Ecco, quindi qui dice Kant, sì, è vero, lo stile è ostico, ma non mi rammarico, perché in qualche modo se avessi curato lo stile avrei allungato ancora di più un'opera già lunghissima di per sé, rendendo ancora più complesso capire la sistematicità dell'opera e riuscire anche a seguire tutto il complesso discorso. Dunque, in qualche modo, uno stile spartano è uno stile che risparmia pagine e che permette una maggiore comprensione, nonostante all'apparenza renda il lavoro al lettore difficile e ostico. A tal proposito, molto interessante quello che scrive Kant nella prefazione alla prima edizione della Critica della ragione pura, in cui appunto si legge: se si misura l'ampiezza di un libro non dal numero delle pagine, bensì dal tempo che occorre per capirlo, di alcuni libri si potrebbe dire che sarebbero molto più brevi se non fossero così brevi, ma d'altra parte alcuni libri sarebbero stati molto meno chiari se non avessero voluto essere tanto chiari. E difatti, se è vero che i sussidi della chiarezza sono d'aiuto riguardo alle parti, sono però dispersivi riguardo al tutto, e con tutti i loro vivaci colori coprono e rendono incomprensibile l'articolazione, ossia la struttura del sistema, che è invece ciò che più conta. No, dunque, qui nella prima critica ritorna su questo argomento e osserva che in realtà questa apparente mancanza di cura nella stesura stilistica dell'opera è in realtà voluta, in quanto una maggiore cura sarebbe voluto dire allungare ancora di più il brodo e rendere la critica in realtà ancora più ostica, cioè una maggiore chiarezza avrebbe significato una maggiore oscurità in realtà. Questa è la posizione che Kant assume nella prefazione alla prima edizione della prima critica, una posizione che forse Kant adotta più che altro per giustificare in modo, a mio avviso, un poco disonesto questa che può essere davvero considerata a tutti gli effetti una mancanza da parte di Kant. Kant, a mio avviso, avrebbe dovuto sforzarsi un po' di più nel curare l'opera, anche perché questo suo poco interesse verso lo stile fa sì che ne risenta anche il contenuto, in quanto la terminologia kantiana risulta spesso approssimativa. Spesso i termini kantiani
sono multivoci da un lato perché evolvono nel corso del darsi dell'opera e un po' proprio perché Kant non li chiarisce una volta per tutte, appunto non pulisce il testo, non dà rotondità al testo, per usare una terminologia che lo stesso Kant utilizza nella lettera dell'83 a Mendelssohn. E appunto questa lettera continua dicendo: "Non mi mancavano certo i mezzi per chiarire tutti i punti difficili, ma mentre eseguivo il lavoro avvertivo incessantemente che, oltre ad interromperne la coesione, il peso della prolissità sarebbe stato nocivo alla chiarezza, perciò rinunciai provvisoriamente a dilungarmi per riparare a questo difetto in una trattazione successiva, in cui speravo di concatenare le mie proposizioni l'una di seguito all'altra seguendo il loro ordine." Ed effettivamente questa trattazione successiva, più ordinata, più pulita, anche se anch'essa spesso equivoca e multivoca, sono i prolegomeni, questa critica della ragione pura ridotta, stringata e molto più chiara, molto meno ostica. I prolegomeni, appunto, escono nel 1783 ed escono non solo come opera divulgativa, ma anche come opera atta a rispondere a delle critiche molto aspre talvolta che erano state mosse contro la prima critica. In particolare, uscita la prima edizione della prima critica, Kant viene accusato di idealismo berkeleiano e dunque i prolegomeni servono per confutare questa accusa, e non è un caso che i prolegomeni spingano molto di più verso una direzione realista, atta a dare molto credito al riconoscimento di una realtà esterna e indipendente al pensiero, che è indispensabile affinché si dia una conoscenza. E continua Kant nella lettera a Mendelssohn: "Infatti, quando ci si è addentrati con il pensiero in un sistema e si è presa confidenza con i suoi concetti, non sempre si è in grado di indovinare da soli cosa al lettore potrebbe apparire oscuro, come impreciso o cosa insufficientemente provato. Pochi sono così fortunati da riuscire a pensare per sé e contemporaneamente mettendosi al posto degli altri, nonché trovare uno stile espositivo adatto a tutti. Di Mendelssohn ce n'è uno solo." Questa lettera, appunto, questo frammento letto, si chiude con questo elogio a Mendelssohn, elogio che non vuole essere del tutto gratuito. Infatti, spesso emerge in Kant la speranza di trovare in Mendelssohn e in altri filosofi tedeschi che lui conosceva degli alleati. Kant, che era un uomo comunque mite e modesto, riteneva di non essere in grado di portare a compimento da solo questo suo progetto di fondazione di una nuova metafisica, questa volta autentica, non dogmatica, e quindi voleva trovare in suoi colleghi filosofi, e uno di questi era proprio Mendelssohn, degli alleati che lo aiutassero a portare avanti questa svolta critica da lui compiuta, da lui iniziata proprio con la critica della ragione pura. Interessante poi di questo passo della lettera ora letto è il riferimento che Kant fa alla sua vecchiaia. Spesso Kant nelle lettere dice di essere vecchio, di essere malaticcio, cosa anche talvolta ingiustificata perché magari lettere che risalgono appunto agli anni 80 lo vedono già quasi sul letto di morte, laddove Kant camperà ancora moltissimi anni, morrà vecchio nel 1804. E però qui appunto Kant imputa alla sua vecchiaia il fatto di non essere riuscito a
curare stilisticamente in modo adeguato la critica della ragione pura. E questo concetto della vecchiaia come limite alle capacità espositive di Kant lo si ritrova anche in altri scritti kantiani, per esempio in occasione della esposizione delle lettere sulla filosofia kantiana che erano state svolte dal suo scolaro Reinhold, Kant elogia appunto queste lettere dicendo tra le altre cose che egli ha saputo meglio dello stesso Kant esporre la filosofia kantiana, in quanto, dice Kant, io non la so esporre in modo adeguato a causa della mia età. E poi ancora nella prefazione alla Critica del Giudizio farà riferimento alla sua crescente vecchiaia. Ecco dunque la vecchiaia come limite, come capro espiatorio, come giustificazione di una sua oggettiva inadeguatezza espositiva. Inadeguatezza che invece non si ritrova effettivamente negli scritti della giovinezza kantiana. Infatti, gli scritti precritici sono estremamente brillanti, come ha osservato in modo puntuale Cassirer. Si crea un divario netto tra le vivaci opere degli anni 50 e 60 e queste pedanti e davvero poco curate opere della vecchiaia. Dunque, si è detto gli anni 70, gli anni della maturazione, dello sviluppo della critica della ragione pura sono anni silenziosi. Noi tuttavia possiamo in qualche modo ricostruire gli sviluppi che si danno in questi anni del pensiero kantiano grazie a due fonti. Da un lato le lettere, in particolare le lettere che Kant invia all'amico Marcus Hertz, e dall'altra grazie a quel gruppo di pagine che Kant ha scritto in questi anni e che vanno sotto il nome di Nachlass. Ebbene, partiamo dalle lettere a Hertz. Molto interessante è una lettera che Kant invia nel giugno del 1771 a Hertz, dunque, insomma, Kant aveva scritto la dissertazione da poco tempo, e già però nel 71 Kant aveva intenzione di scrivere questo libro, questa critica della ragione pura, che però qui chiama con un altro nome, chiama I limiti della sensibilità e della ragione. Interessante che già qui si trovi la sensibilità contrapposta alla ragione in modo anti-leibniziano, ed interessante che già qui si trovi il concetto di limite che fa già capolino nel titolo, così ad indicare la centralità della riflessione sui limiti, che è appunto una riflessione centrale della critica della ragione pura. Scrive in questa lettera del 71 a Hertz: sono attualmente occupato a comporre, con una certa cura ed ampiezza di dettagli, un'opera dal titolo I limiti della sensibilità e della ragione, che comprenderà la precisa determinazione dei concetti fondamentali e delle leggi per il mondo sensibile nei loro rapporti insieme allo schizzo di ciò che costituisce la natura della dottrina del gusto, della metafisica e della morale. Durante l'inverno ho rivisto tutto il materiale necessario allo scopo, tutto ho vagliato, soppesato, confrontato, ma solo da pochissimo sono venuto a capo del piano dell'opera. Ecco dunque quest'opera. Non si doveva fermare ad un contenuto metafisico gnoseologico, ma doveva riguardare anche l'aspetto pratico e dunque non solo speculativo, cioè l'aspetto morale, e doveva riguardare anche una dottrina del gusto. Ecco dunque che il progetto che andrà sviluppando nelle tre critiche, nella prima critica, appunto una gnoseologia, un'epistemologia e una metafisica della metafisica, come dirà nella seconda critica una morale e nella terza critica una dottrina del gusto. Ebbene, questi tre argomenti che poi Kant tratterà in tre diversi testi, appunto le tre critiche, in
in un primo disegno erano unificati, dovevano essere trattati in un'unica opera. E già questo progetto viene mutando nel febbraio del 72, quando Kant invia una nuova lettera a Marcus Hertz, lettera in cui anzitutto scompare la riflessione sulla dottrina del gusto. Kant nel 72 abbandona la dottrina del gusto per interessarsi unicamente all'aspetto speculativo e all'aspetto pratico, morale. E già qui, tuttavia, in questa lettera del 72, Kant ritiene che, data la complessità dell'argomento, sia necessario operare una distinzione e porre in un libro unicamente l'aspetto speculativo. E questo libro dovrà intitolarsi, dice già qua, Critica della ragion pura, e poi in un secondo libro a parte si dovrà occupare del versante morale. Dunque, già nel febbraio del 72, Kant è in qualche modo sovrastato dalla complessità del discorso e si sente in dovere di parcellizzarlo e parlandone in libri diversi. Scrive a tal proposito nella lettera del febbraio del 72 a Hertz: sono ora in grado di presentare una Kritik der reinen Vernunft, una critica della ragion pura, che contiene la natura della conoscenza tanto teoretica quanto pratica. Ecco qui che non c'è più la dottrina del gusto, nella misura in cui è puramente intellettuale. Ne comporrò innanzitutto la prima parte, che comprende dapprima le fonti della metafisica, il suo metodo ed i suoi limiti. Ecco qui di nuovo la parola limiti, no? E questa prima parte è appunto la critica della ragion pura, che è una critica della ragione pura speculativa, laddove la parte morale sarà una critica della ragione pura pratica. E continua in questa lettera e successivamente elaborerò i principi puri della moralità in un secondo volume. Ed è interessante poi l'osservazione successiva. In questa lettera scrive: pubblicherò ciò che concerne il primo argomento, cioè la critica della ragione pura speculativa, tra circa 3 mesi. Ecco dunque Kant nel febbraio del 72 riteneva che entro 3 mesi, e dunque entro la prima metà del 72, sarebbe già riuscito a pubblicare quella critica della ragione pura che invece verrà pubblicata solo 9 anni dopo, cioè nel 1781. Questo ritardo sarà appunto dovuto ad un sacco di ostacoli che sono attribuibili anzitutto a quella parte centrale della critica della ragione pura, che è l'analitica trascendentale, che è la parte centrale per due ragioni. È centrale in quanto in qualche modo consiste nel fulcro teorico dell'opera, e dall'altra è centrale proprio perché è posta fisicamente al centro dell'opera, questa analitica trascendentale. Ecco, e possiamo vedere gli sviluppi che si danno in Kant, nella elaborazione di questa complicatissima analitica trascendentale, nel Nachlass, in queste pagine, il cui nucleo è datato 1775. È molto interessante a tal proposito l'osservazione che fa Scaravelli, il quale ritiene che le acquisizioni teoriche che Kant va sviluppando nel Nachlass negli anni 70 siano state poste nella critica della ragione pura in modo inverso, cioè le acquisizioni ultime che Kant riesce a padroneggiare negli anni 70 vengono poste all'inizio
dell'analitica trascendentale nella prima critica, laddove le prime acquisizioni svolte da Kant negli anni 70 vengono poste alla fine della critica della ragione pura. Dunque la critica della ragione pura ci viene presentata nella maniera opposta rispetto ai modi e ai tempi in cui è stata scritta. E da questo sorgono anche moltissime incomprensioni e difficoltà che si trovano nel testo kantiano. Kant infatti scrive una cosa in un certo momento dell'opera, ma questa cosa può essere compresa solamente andando a ricercare le fondamenta di questo qualcosa in passi successivi all'opera stessa. E questa complessità dell'opera, che in qualche modo fa di tutto per non farsi capire, è imputabile proprio al fatto che le acquisizioni che si sono date temporalmente negli anni 70 vengono poi trascritte nella critica della ragione pura in modo inverso. Appunto, le acquisizioni che sono state scritte per prime sono state le ultime acquisizioni che Kant ha ottenuto e viceversa. Per esempio, è interessante osservare come per capire la introduzione alla logica trascendentale bisogna andare a leggere delle nozioni che stanno appunto a fondamento del discorso dell'introduzione alla logica trascendentale, ma che si ritrovano solamente nella parte finale dell'opera, cioè nella dottrina trascendentale del metodo, che è appunto successiva rispetto alla introduzione alla logica trascendentale, che tuttavia è stata scritta prima da Kant, anche se poi l'ha messa alla fine dell'opera. Ecco, dunque Kant acquisisce delle nozioni che mette alla fine, che però sono fondamentali per comprendere ciò che Kant mette prima, e che dà per scontato che noi sappiamo, anche se non l'abbiamo ancora letto, proprio perché per conoscere certe acquisizioni dobbiamo andare più in là nella lettura dell'opera. E dunque ecco che la critica della ragione pura ha anche questa grande difficoltà, che appunto si presenta, viene scritta in modo inverso rispetto alle acquisizioni che Kant fa e che Kant dà per scontate in un certo momento dell'opera, anche se in realtà le espone solamente in un secondo momento. E appunto, se volessimo schematizzare le tre partizioni fondamentali dell'analitica trascendentale, potremmo dire che l'analitica si apre con una deduzione metafisica, poi in una seconda parte si occupa della deduzione trascendentale delle categorie, e infine, in un'ultima parte si occupa dei principi, cioè dei giudizi sintetici a priori generalissimi che individuano le condizioni di possibilità della conoscenza e dunque la stessa oggettività dei fenomeni. Ebbene, questa triplice partizione rappresenta appunto in modo inverso le acquisizioni che si danno storicamente negli anni 70, durante appunto la riflessione e la ricerca kantiana. Infatti, quel filo conduttore per la scoperta dei concetti puri dell'intelletto a partire dai giudizi, dalla tavola dei giudizi della logica formale, che è il contenuto della deduzione metafisica, è stato l'ultima acquisizione kantiana, risalente già insomma circa il 1780, laddove la riflessione sui principi dell'intelletto puro e sulla deduzione trascendentale, pur essendo posti più in là nell'analitica trascendentale, sono stati acquisiti in realtà prima su un piano temporale negli anni 70 dallo stesso Kant, che appunto, ripetiamolo, nella critica della ragione pura ci presenta l'opera in maniera opposta rispetto ai modi e ai tempi in
in cui invece queste acquisizioni sono state appunto acquisite nel decennio silenzioso.